Ciao amici del cuore, questo è Electric. Sono appena tornato da Lucca Comics e volevo subito lavorare a questa idea che consiste nel disegnare un Pokémon che non esiste. In questo caso, Dragonite forma Alola. L'idea di fare un Fakemon mi è stata suggerita da Eren Blaze, a cui bisogna assolutamente dar credito. L'ho trovata senz'altro divertente, nonché geniale. Ho detto, appena torno a casa, la faccio. Non pensavo di farla immediatamente, ma a quanto pare ho voglia di farlo. Bene zuzzoni, io direi che qui si può anche iniziare. L'idea è la seguente. Ho qui due immagini di riferimento, una di Dragonair e una di Dragonite. Dragonite. E come tutte le forme Alola, ho pensato che il nostro Dragonite forma Alola deve avere un certo background che decida la sua nuova forma. Così come Exeggutor, che ha un collo lungo come una giraffa, perché prende molto più sole nella regione di Alola e questo giustifica la sua nuova forma, giusto? Osservando le varie isole ho deciso di prendere l'isola di Ulaula. Nell'isola di Ulaula ci sono diverse location interessanti. C'è la montagna innevata dove c'è la Lega Pokémon, di cui scordo ora il nome. Il monte Lanakila. Quindi ho pensato Dragonite forma drago, cioè tipo drago e ghiaccio. Poi ho pensato c'è anche l'osservatorio, quindi Dragonite tipo drago elettro. E c'è anche il supermarket dove si trovano i Mimikyu, luogo abbandonato e spettrale, quindi Dragonite forma drago e spettro. E ho pensato, ma qui ci sono i Mimikyu che sono dei zozzoni e che adoro. Infatti nel mio team competitivo c'era un Mimikyu, c'è ancora. È tanto che non gioco. Al che ho pensato di giustificare la forma di Dragonite, tipo drago spettro, in questo modo. La forma di Dragonite tipo spettro nasce a causa dei Mimikyu. Perché quando i dratini si evolvono in Dragonair, ok, Dragonair, Mimikyu diventa molto geloso della forma di Dragonair, che guarda caso, per qualche raro motivo che mi sono inventato, vivono di fronte a questo supermarket abbandonato, perché c'è il mare di fronte, ok? Molto gelosi di questa faccenda, i Mimikyu uccidono i Dragonair, ok? Questo è morto. C'ha un po' di sangue dappertutto. Beh, sangue, morto, ok? Il rancore generato in Dragonair, anziché farlo smettere di esistere completamente, lo evolve nella forma di Dragonite, tipo spettro. E ciò mi viene da far pensare che se esistesse nel gioco, per far evolvere un Dragonair nella forma Alola di Dragonite, Dragonite, devi avere un Mimikyu in squadra, ok? Questo mi sembra un ragionamento che ci sta, intelligente, ok? Concluso questo ragionamento, possiamo iniziare a disegnarlo e a fare delle prove. Secondo me devo prendere la forma basilare e simpatica di Dragonite, quindi la sua testa pallina, molto simpatica, e giocare soprattutto con piccole modifiche non esagerate, il colore poi e qualche altra piccolezza, senza, ecco, storpiare troppo la sua forma originale. Quindi qui abbiamo la sua forma di base, ok, più o meno gli assomiglia, ok, pace. Quello che vorrei fare adesso è andare avanti di cattiveria, infilargli letteralmente una dose di cattiveria. Questo è proprio Liquid Rage, ok? E si trasformerà, ok? Pensavo una bocca classica, brutale e cattiva, che non so per quale motivo mi ricordano cose spettrali. Questi che vedete qui sono i classici occhietti alla Dragonite, no? Che non sono altro che un ovale piatto, cioè con una base. Volevo prendere proprio questi per deformarli e vedere cosa riuscivo a creare. Ecco, così vedete, non è male. Non è male, affatto. Me li immagino già colorati tipo di verde intenso, luminosi, tipo Eren Titano. E non a caso anche l'immagine di Dragonair qui, perché volevo riprendere degli elementi suoi. Perché io mi sono sempre chiesto, queste magnifiche ali qui di Dragonair, no? Queste ali qui, che sono così belle, come hanno fatto a diventare sta merda qui? Sti ciaffi, sti peni, sti tentacolini, ste cagune qui, come hanno fatto a diventare queste cose? Sono un elemento grafico che mi piace molto e le vorrei più o meno mantenere, però in forma spettrale. Quindi una roba del genere non mi dispiace affatto, ok? Poi lui ha un corno qui, Dragonair, ok? Ha un corno. Questo corno, come ha fatto a diventare sta ciambellina lì? Sto cono, un corno che è diventato un cono basso, brutto. No, noi lo manteniamo, lo ingrandiamo solo un po', ok? Anzi, mettiamolo un po' più sulla testa come il Dragonite originale, però un po' più tosto, un po' più deciso. Per giocare poi con i colori ho pensato di spaccare in due
il design di questo Dragonite. Ad esempio, facendo diventare la parte superiore una sorta di maschera barra mantellina. Classico, no? E questo tipo di design lo posso riprendere qui, sul braccio, no? Posso fare la stessa cosa. Dragonite, da quel che mi ricordo dei suoi parametri, è sempre stato un attaccante fisico, nel senso che ha maggiore attacco fisico piuttosto che attacco speciale. Cosa tra l'altro strana, perché lui può imparare un sacco di attacchi speciali. Ma in questo caso l'attaccante fisico non ci sta male, perché potrebbe avere i tipici attacchi spettrali come Ombra Artigli, che ha lo stesso Mimikyu. Quindi andiamo con un design che sottolinei le sue unghie, no? I suoi artigli. Questo tipo di artigli, per qualche strano motivo, mi ricordano Vimon. Un'evoluzione di Vimon, almeno. Digievoluzione di Vimon. Bei tempi quelli di Digimon, quando ero piccolo e stupido. Poi stavo pensando un'altra cosa per il design, io. C'era un ultra bestia nel nuovo Sole e Luna che ha una bocca sullo stomaco. Se non sbaglio tipo spettro anche lui, non ricordo. Fatto sta che pensavo che per la fame di vendetta che ha questo Dragonite, di fare anche lui un elemento del genere. Però ho pensato, la volevo fare verticale questa bocca sullo stomaco, no? Voi immaginatevi una bocca che si apre dallo stomaco e spara tipo attacchi speciali, no? Tipo palla ombra. Bleh. Però non vorrei farla assomigliare a un organo riproduttivo femminile, quindi la scelta della apertura verticale è meglio eliminarla. E qui dentro ci voglio una bella fiamma spettrale. Che belle idee che ho. Nintendo, quando è che mi assumi? Sto aspettando, Qui un piccolo dilemma. Riprendo questo elemento di design e questo elemento e lo ripropongo sul piede, perché non so quanto bene ci sta. Non vorrei esagerare, anche perché mi immagino che quegli elementi saranno tipo viola e lui manterrà un colore che richiami più a Dragonair che a Dragonite, ovvero quel blu, magari facendolo diventare un po' più scuro. Non lo so, porca zozza, non lo so, porca zozza. La coda senz'altro può richiamarlo un po', perché ho pensato che se finisce in questo modo, come se fosse, non dico pelo, ma devono più richiamare a tipo dei panni, come quelli di Mimikyu. E qui sopra un'altra bella fiammetta spettrale, perché non vorrei esagerare, porca zozza, ma porca zozza, oh. No, secondo me utilizzerò solo una tonalità diversa per le gambe senza mettere altri ciaffi lì. Secondo me ci siamo. Questo mi ispira, mi istiga a violenza. Secondo me possiamo inchiostrare. Quindi adesso vi godrete un po' di musichetta durante inchiostrazione. A tra poco. Bene, fino a qui mi sembra che ci siamo. Ci siamo! Mi piace molto. Mi piace parecchio in realtà. Più del dovuto. Mi piace quel nero che fa pensare che dentro sia concavo, vuoto. Che la sua stessa anima si vede attraverso lo stomaco. Ma non è brutale, non è magnifico. Ma adesso, come al solito, bando alle ciance e muoviamoci. Piuttosto a colorarlo. Fra 3, 2, 1, vai!
Bene carissimi, qui abbiamo finito, mi sembra. I colori mi piacciono molto, mi sembra che tutte le tonalità vadano parecchio d'accordo tra di loro. È una gran figata. Game Freak barra Nintendo, quando è che fate questo Dragonite? Quando è che mi assumete? Quando è che mi date uno stipendio? Comunque sia, per concludere questo video, innanzitutto vi ricordo che questo disegno sarà scaricabile anche sul canale Telegram, link in descrizione, ad alta risoluzione per farne quello che diavolo volete. Perché finché un mio disegno io lo rendo gratuito e lo regalo al mondo, perché è bello. Ma una cosa che mi preme fare è vedere un po' di vostri disegni su Instagram, sui quali mi taggate ogni giorno e che ogni tanto è giusto che io porti. Iniziamo da xali88x con un piccolo Deku inchiostrato, secondo me molto carino, a qui lasciamo subito un bel mi piace. Pap. Da Giada Michelotti, un Loki. Sottoscrive che ha preso spunto da Electric Pow, quindi che bello. E la chiudiamo con un Anubi di Eivelax.art, che non so se lo riconoscete, ma anche nei video precedenti gli è capitato di apparire, perché mi tagga molto e disegna molto, quindi bravo Eivelax, continua così. E questo penso sia quanto per questo video di disegniamo un Fakemon, o non so come si chiamerà, semplicemente Dragonite forma Lola, e non so se diventerà una serie, ma se volete che diventi una serie ovviamente scrivetelo sotto nei commenti, suggerite dei Pokémon nei commenti da trasformare o creare, sarò più che felice di farlo. Se vi è piaciuto questo video o questo disegno, mostrate un bel po' di amore al pulsante qui sotto a forma di pollice in su, iscrivetevi se non lo siete, se non siete iscritti, e ricordatevi sempre che questo era Electric.